Ciao, oggi voglio parlarti di uno dei prodotti che non viene spesso utilizzato da noi donne, che è il tonico. Ahimè, purtroppo il tonico non viene spesso utilizzato perché magari non capito. E io sono qua per spiegarti appunto che cosa fa il tonico e perché deve essere utilizzato. Prima di tutto il tonico deve essere utilizzato dopo la detersione, cioè significa che quando lavo il viso, lavo il viso appunto con l'acqua, mi risciacquo il prodotto con l'acqua e dopodiché tampono il viso e utilizzo il tonico. Il tonico è indispensabile da utilizzare ogni volta che mi sciacquo il viso. Quindi significa che quando vado a fare una maschera devo risciacquarmi il viso con l'acqua e poi utilizzo il tonico. Quando vado a fare un peeling mi risciacquo il viso e spruzzo, nebulizzo il tonico. Il tonico è ottimo per, diciamo, alcalinizzare, togliere il calcare, chiamiamolo così, sul viso, perché, come abbiamo detto prima, per risciacquarti il viso utilizzi l'acqua e nell'acqua c'è il calcare. Cosa fa il calcare sulla pelle? Ha delle cose bruttissime il calcare sulla pelle perché va a sensibilizzare il viso. Va a, diciamo, aumentare la presenza di punti neri e di brufoletti, aumenta la sensibilità del viso e soprattutto ti fa aumentare quella sensazione di tirare il viso. Ti è mai capitato che ti senti dopo esserti lavato il viso, ti senti tirare la pelle? Ecco, questo è perché a volte non è sbagliato come ti lavi il viso, ma perché non viene passato il tonico. Il tonico ti dà questa sensazione di freschezza, questa sensazione di pelle ancora più pulita dopo che ti sei detersa il viso. Dove, no, per chi è indicato il tonico? Per qualsiasi tipo di pelle, dalla pelle normale alla pelle sensibile, all'anti-age o la pelle impura, se parliamo di dei ragazzi giovani. Come deve essere utilizzato? Deve essere utilizzato, noi di solito evitiamo che diciamo proprio alla cliente di non passarsi il dischetto di cotone per non sprecare il prodotto e per volere bene l'ambiente, quindi evitando di utilizzare il dischetto di cotone, ma passandolo proprio sulla mano. Quindi mettendo delle goccine sulle mano, lo si passa proprio sul viso a mo' di coccola. La sensazione che avrai è una sensazione di freschezza, una sensazione di pelle ancora più pulita e vedrai come ti cambia il viso se utilizzi proprio queste semplici nozioni che io ti ho detto in questo video. Al prossimo, ciao!